Prima di tutto diciamo che come olio di palma intendiamo quello che è stato sottoposto a processi e a verifiche tale da diminuirne il più possibile gli eventuali contaminanti, perché anche questo è una cosa molto importante. Poi la caratterizzazione principale dell'olio di palma è quella dei grassi saturi, di cui soprattutto il palmitico, che arriva al 40-45%, in alcuni casi al 50% di tutti i grassi. Se pensiamo che noi nella dieta mediterranea abbiamo l'oleico, l'olio d'oliva, capiamo la differenza di questo. Però in una dieta bilanciata i saturi hanno un loro ruolo, anche perché se anche noi non li assumessimo, noi con la liponeogenesi, cioè col fenomeno di fabbricare da noi grassi, l'eccesso di energia fa acido palmitico comunque. Questo segnala quello che è un po' un ruolo cardine dell'acido palmitico, che in una dieta equilibrata è importante, cioè fornire una struttura in grado di dare energia quando c'è bisogno, o di metterla via in attesa di utilizzarla al momento del bisogno. Certo che negli nostri stili di vita può darsi che ci siano casi in cui il palmitico va insieme ad altri grassi ad aumentare la massa adiposa invece negativa, e questa purtroppo non è né prevedibile né prevenibile. Però un olio di palma che sia garantito, certificato, un'assunzione delle sue componenti, perché alla fine uno ingerisce le componenti insieme all'olio, non porta sicuramente a un rapporto causa-effetto di nocività. Il messaggio quindi è quello, per me, occasioni come questa in cui si prende un componente e lo si discute, lo si mette sotto accusa, l'olio di palma, come è stato per le carni rosse, come è stato per gli zuccheri, come è stato, è un pochino diverso, per alcuni tipi di alimenti e delle cotture per alimenti, è quello comunque di non criminalizzare un solo alimento, è un'occasione per ribadire la necessità e l'opportunità di una dieta equilibrata dove tutto sia rappresentato in maniera corretta e prima di tutto non sia in eccesso di energia. Le ricerche più importanti sembrano dimostrare che è proprio l'eccesso di energia che dà l'effetto permissivo alle conseguenze negative degli eccessi di alcuni nutrienti. Se noi ci manteniamo da quel punto di vista corretti, più possibile, o ingerendo meno o spendendo di più, gli effetti negativi delle altre componenti della dieta si tamponano quasi automaticamente.